Bentrovati a tutti e bentornati al nostro incontro settimanale di educazione finanziaria, i conti dell'oste. Come sempre qui c'è la dottoressa Eleonora Biagioni, consulente finanziaria, che ci aiuta, benvenuta, grazie, ci aiuta Paola, a muoversi in questo mondo che un po' spaventa, perché insomma non è alla portata di tutti a livello di linguaggio nel quotidiano, ecco, sono temi un pochino all'inizio un po' difficili da digerire, quindi cerchiamo invece di dare qualche indicazione ai nostri telespettatori per orientarsi in questo mondo e sapersi muovere perlomeno con quel minimo di competenza per non fare errori grossolani. E, ecco, nell'ultima volta, diciamo tendenzialmente in questi giorni, abbiamo sempre detto che non conviene tenere soldi sul conto corrente per questioni legate all'inflazione, che bisogna stare attenti a diversificare i nostri investimenti, che anche negli investimenti, che soprattutto negli investimenti azionari c'è bisogno di stare attenti a questa diversificazione nei settori, ma anche poi abbiamo concluso dicendo che si deve diversificare anche nell'arco del tempo, diversificazione temporale, e hai accennato ai piani di accumulo. Esatto. Allora, vanno di moda i piani di accumulo perché se ne sente parlare. Li chiamiamo PAC, in genere, esatto, con l'acronimo. Però forse è bene capire che cosa significa, cosa sono i piani d'accumulo e per chi sono. Ecco. Allora, dunque, il PAC, perché ormai è noto con l'acronimo, esatto, l'acronimo PAC, che sta per piano di accumulo di capitale. E, la prima cosa utile da comprendere è che questo è uno strumento molto importante, direi indispensabile, per cavalcare e arginare la volatilità dei mercati. Ecco, la volatilità dei mercati vuol dire le oscillazioni dei mercati, ma allo stesso tempo è uno strumento che conferisce una disciplina nel risparmio, ecco, che mi consente di mettere da parte dei soldi che altrimenti, lasciati sul conto corrente, verrebbero spesi. Ah, quindi è un po' come quando al bambino si dice: guarda, te ogni settimana, ogni domenica, quando hai la paghetta, metti lì 5 euro. No? È un salvadanaio. Sì, sì, è che vero. Però nel salvadanaio quei 5 euro restano 5 euro. E basta fare la moltiplicazione delle settimane per, esatto, sapere quanti soldi ci sono nel salvadanaio. E te li brucia l'inflazione. Ecco. E invece il piano d'accumulo c'ha delle logiche diverse, virtuose. Perché investe in sottostanti che il salvadanaio del bambino non ha. Io ripartirei da questa infografica che avevamo evidenziato la volta precedente, e di nuovo si riprende questo articolo di Milano Finanza, e qui sono riportati, come ti ricorderai, i maggiori crolli dei mercati azionari dal 70 fino ad oggi. Ad oggi ho mappato il Covid, perché poi ce ne saranno altri, va bene? Come un investimento in un'unica soluzione, con un investimento in un'unica soluzione è necessario più tempo per recuperare, come ho riportato. Cioè, se io investo 100 al tempo T0, in caso di crollo dei mercati mi occorre un po' più tempo per recuperare. Diverso è invece il caso di investire in piccole quote nel corso del tempo. Qui mi piace un po' questo schema, sono delle perle, no? Questa collana, quindi pallini blu. Esatto, ci possiamo vedere una collana di perle, le perle nere. Tu ogni mese acquisti perle nere e durante la fase di discesa quelle perle acquistano di valore. Che mi risulta un po' difficile da comprendere. Sì, sì. Forse, ecco, vorrei capire meglio allora, questo concetto. A questo proposito ho inserito un'infografica che vediamo nella slide successiva, dove viene riportato un andamento a V
quindi sembra una voragine, sì. come voragine degli investimenti, giusto? Sì. E qui cos'è che accade? Se io investo 500, non in un'unica soluzione, ma investo in 5 step da 100 l'uno, cosa significa? Che io con quei 100 euro, quindi io investo 100 euro il primo mese e compro una quota del, diciamo, dell'indice che ha come sottostante il settore dell'ecologia. Va facciamo bene? Un esempio. Esatto. Sì. Se quindi ogni mese io mantengo i miei 100 euro di versamento. Okay. Se il mese successivo, e siamo al punto 2, il mercato dovesse scendere, io con quei 100 mi compro due quote. Ok? Se invece la terza quota, quindi dopo 3 mesi, il mercato dovesse ancora scendere, io mi compro 4 quote. Quindi una volta che io sono arrivata al picco, va bene, del, diciamo, dell'andamento decrescente, io sfrutterò al massimo la ripresa e il rimbalzo dei mercati, perché significa che in questo caso con 500 euro non ho comprato 5 quote, ma ho comprato 10 quote. E quindi qui il paragone che facevi con i saldi di abbigliamento è più che pertinente. Se io con 500 euro mi potevo comprare un cappotto, ora con quei 500 mi posso comprare un cappotto, un paio di pantaloni e anche una maglia a collo alto. E quindi questo mi consente di poter mediare il prezzo e di gestire la mia, diciamo, capacità di acquisto in modo più ottimale. Quindi, e questo strumento lo inserisco in qualunque tipo di portafoglio. Ecco, quindi qualunque, nel senso di qualunque peso di portafoglio. Di qualunque peso, perché consente di poter capire meglio. Io non so cosa faranno i mercati da qui ai prossimi 2, 3, 4 mesi, però io so che ogni mese io entrerò con una quota costante, oppure in caso di discesa aumenterò questa quota perché compro a sconto, e quindi meglio il prezzo e riduco, si dice in termini tecnici, la volatilità di tutto il mio portafoglio di investimenti. Ecco, diciamo, è uno strumento che mette un po' al sicuro da quell'ansia di grosse perdite che il mercato azionario un po' suscita in tutti. Esatto. Però allora la mia domanda è questa: non si perde un po' il ruolo del consulente finanziario? Nel senso, una volta inserito il piano, tutti i mesi 100 euro, dove sta il ruolo del consulente finanziario? Allora, domanda ottima, perché mi hai anticipato. Io andrei avanti con l'ultima o la penultima slide. Avevo inserito l'aeroplano. Ecco. E l'aeroplano è, diciamo, bravissimi, grazie, dà la misura di cosa fa un consulente finanziario. Dunque, quando Mentana dice, ormai prendo di mira Mentana, Paola, sì, perché quando Mentana fa dice, esatto, Mentana fa le maratone, quindi insomma ci piace, quando Mentana dice crollano le borse, c'è una fuga spesso degli investitori. È lì, sulla base della logica del piano d'accumulo, che noi invece dovremmo entrare nei mercati. È un po', io ho fatto il paragone, come il pilota quando decolla e poi, hai mai visto te un pilota che dopo aver decollato esce dalla cabina di pilotaggio e va a prendersi il caffè con delle persone? Non esiste. Perché? Perché il pilota deve comunque stare sempre sul pezzo in cabina di pilotaggio per gestire i vuoti d'aria, le turbulenze e per arrivare dunque alla rotta e quindi alla meta che si è dato. Lo stesso vale per il consulente finanziario. Ovviamente esistono dei cigni neri che possono essere, quindi inflazione, crisi energetica, questo non è minimamente prevedibile tutto questo, però so perfettamente che se interverranno queste situazioni diverse e negative, io so che dovrò gestire i risparmi del mio cliente in un certo modo. Quindi dovrò chiamarlo in questi momenti, dovrò dire: signor Rossi, sarà il caso di eventualmente investire ancora una somma maggiore rispetto all'obiettivo che ci eravamo dati se lei ha liquidità ferma sul conto corrente? Diverso è il caso quando, come dicevo la volta precedente, quando Mentana dice risultati
ottimali dell'andamento delle borse mondiali. È lì che il consulente deve di nuovo chiamare e ipotizzare anche di consolidare quei profitti. Quindi sarà il caso di mettere sul conto corrente quei profitti che mi serviranno successivamente per ingressi graduali in quel tipo di strumento, oppure magari se non ne ho bisogno perché ho altre entrate da affitti, magari mi vado a fare una crociera con questo. Ecco, ma da un piano d'accumulo diciamo programmato di un tot di anni si può uscire quando certo, si vuole? Certo, si può uscire in qualunque momento, sarebbe meglio però, perché dobbiamo darci degli obiettivi, no? Quindi nel piano di accumulo dobbiamo però mantenere una disciplina, e quindi è un po' un patto tra cliente e consulente. Quindi esistono delle ragioni che d'altra parte non possono essere preventivate, no? Diciamo, però la sua virtuosità si vede nel lungo periodo. Nel lungo periodo, perché se io esco in questo periodo qua, è qua che mi può porto a casa una perdita certa, quindi consolido, ma una perdita che dovrò recuperare. E questa virtuosità si vede nel lungo periodo e si vede sempre in relazione, cioè quando è che ha funzionato, quando quegli obiettivi che ci siamo dati sono stati raggiunti o sono in prossimità di essere raggiunti. Io qua ho riportato, se andiamo indietro, la slide con la slide che ho ricavato da l'inserto del Corriere Economia, perché spesso non c'è consapevolezza delle uscite di denaro che abbiamo. Ricordi il bilancio familiare di cui abbiamo parlato la volta precedente? Allora, sai quanto costa l'accrescimento di un figlio da 0 a 18 anni? Quanti ne hai di figli? Io ne ho 4, preferisco non saperlo. Bene, allora te lo dico. Dunque, questo è uno studio, ovviamente è uno studio che fa una media, forse una mediana. Anche poi tra nord e sud Italia. Tra nord e sud Italia, e poi ci sono ovviamente redditi bassi, medi e alti, e quindi bisogna fare, diciamo, una media. Però va a incidere circa 115-120 mila euro. Quindi allora, questo solamente per l'accrescimento, lì ci si mette tutto, dalla palestra al dentista, eccetera, ai pannoloni va bene, molto costosi all'inizio. Però poi ci sono anche altri obiettivi che fanno ad esempio riferimento all'università, ad esempio, oppure alle varie manutenzioni, le ristrutturazioni che tutti, bene o male, ora insomma si stanno adoperando a compiere. Però può anche avere a che fare con il passato generazionale, perché siamo in un paese, noi viviamo in un paese in cui per scaramanzia molto probabilmente molti non pensano non hanno la lungimiranza al passato generazionale, però noi guardiamo gli imprenditori illuminati come Brunello Cucinelli. Allora, ci sono persone che hanno deciso, sulla base anche di un risparmio fiscale notevole, di aver, diciamo, passato determinate quote delle aziende o determinate situazioni a livello familiare, va bene, per avere un risparmio di tipo fiscale. Quindi sono questi gli obiettivi, le strategie che dobbiamo porci: figli, pensione, casa, ma anche passato generazionale. Cosa lascerò ai miei figli se una somma di denaro sul conto corrente parcheggiata per un tot numero di anni? Io lascio una perdita secca in termini di inflazione. Questo va saputo. Esistono degli strumenti giuridici e finanziari che possono aiutarmi a concludere un passaggio generazionale degno di questo modo per mantenere la pace in famiglia. E qui sta al confronto, alla relazione con il consulente nel monitorare l'andamento, gli obiettivi. Obiettivi che poi possono anche cambiare nel corso della vita. Possono cambiare, hai perfettamente ragione. Quindi, però il consulente finanziario è una figura che consente di far luce sugli obiettivi delle persone, oppure sugli obiettivi anche nascosti. Perché magari se io parlo in termini di, ad esempio, ottimizzazione fiscale in sede di passaggio generazionale, e qui si entra, poi parleremo in un'altra occasione di questo aspetto, però magari
molti non ci pensano a questo aspetto, e invece esistono in Italia degli strumenti fantastici. Idem per quanto riguarda le pensioni, il contratto finanziario, quando si pensa a questa figura, è una figura, come dissi alla prima puntata, alleata a tutta la famiglia, agisce per mantenere la pace in famiglia, è questo il punto. Allora, e in conclusione di questa puntata molto interessante, perché questi strumenti appunto sono alla portata di tutti, anche dei piccolissimi risparmiatori, perché insomma chiunque di noi ha come obiettivo di mettere da parte qualche cosa, magari privandosi di un paio di scarpe, no? Certo. Ecco, veniamo alle conclusioni di puntata, per vedere quali sono le decisioni da prendere. Dunque, l'obiettivo del PAC principe è quello di ridurre la volatilità dei mercati. Bene. L'altro obiettivo indiretto è quello di impedire di disperdere somme importanti di denaro, perché tanto sono sul conto e mi compro un altro telefonino. Va bene? In momenti come questi dobbiamo fare anche un po' un'ottimizzazione delle spese. Definire gli obiettivi concreti, come dicevo prima, di una famiglia, e quindi chiamo in causa tanti aspetti, come ho fatto riferimento prima, e porre particolare attenzione alla propria pensione, perché se uno vuole acquisire una disciplina effettiva per gli investimenti, come tu mi hai chiesto, in qualunque momento si possono liquidare, vero? I PAC, sì. I fondi pensione si liquidano un pochino meno facilmente, ed è lì che crea un obiettivo effettivo di vita. Quello è un obiettivo proprio stringente. Stringente. Ecco, una volta scelto si va per quella strada. Si va per quella strada. Ecco, però lo capiremo alla prossima puntata. Parleremo di pensioni. Di terrapiattismo previdenziale. Ho già il titolo, mi è venuto in questo momento. Come dire, non crediamo alle favole, ma prendiamo coscienza della realtà. Esatto. Va bene, mi piace. Allora, appuntamento alla prossima settimana. E grazie. Con i conti dell'oste. Grazie a tutti. Buona serata.